Allora, il sindaco, preso atto che a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 è stato proclamato eletto dalla radunanza dei presidenti delle quattro sezioni elettorali, come risulta al verbale dell'operazione del giorno 26 maggio 2014, rammentato che a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo 267 del 2000, il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alle consultazioni elettorali, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo secondo, titolo terzo del decreto legislativo 267 del 2000, dichiarando l'ineleggibilità e l'incompatibilità di essi, qualora sussista alcuna delle cause previste, visto il decreto legislativo 235/2012, il quale definisce al capo 4 le cause di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali, visto il decreto legislativo 39/2013, il quale detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 190/2012, visto il verbale dell'operazione elettorale in data 26 maggio 2014, dato atto che tutti i proclamati eletti hanno fatto pervenire alla segreteria comunale la dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incandidabilità di quell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235, segretario forse qui manca alla portata, chiedo scusa perché avevo chiesto l'assenza di, meglio così, l'assenza di situazioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui al titolo terzo capo secondo del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, l'assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico disciplinate dal decreto legislativo numero 39/2013, propone di verificare che i proclamati eletti siano in possesso di tutti i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla legge, di convalidare l'elezione alla carica di sindaco e di consigliere comunale dei seguenti eletti: Vincenzo Rosario Blu, Antonio Stilo, Palmiro Palamara, Sergio Malara, Leonardo Rodà, Maria Luisa Ollio, Rodà Domenico, Massimo Daguì, Giuseppe Panzera, Giuseppe Delitano, Anna Scordo, Giuseppe Pavazzoli e Carmela Faenza. Questa è la proposta. Se ci sono interventi, se no passiamo alla votazione. Permettetemi di fare una premessa. Ciò che voglio evidenziare è che noi, componenti di questo spettabile consiglio, rappresentiamo i cittadini e come tali, per la preziosità del mandato ricevuto, dobbiamo essere degni singolarmente di poter rappresentare il popolo bovese. Sottolineo che la mia minoranza sarà tanto più forte quanto più viene disattesa la normativa. Pertanto sta a voi amministratori e a lei, signor sindaco, agire in modo tale che poi io in consiglio non vada a contestarvi. Voglio fare solo un inciso proprio perché è fondamentale ai fini della trasparenza e del buon andamento dell'amministrazione. Sottolineare la necessità di pubblicare tempestivamente le determine di impegno online sul nostro sito. A tutt'oggi noto che si inizia a fare lavori nell'ente senza preventivamente pubblicare i relativi impegni. Quindi chiedo che si stia più attenti anche nel ruolo di controllo degli amministratori verso gli uffici sul rispetto della normativa di formazione della spesa di cui è l'articolo 182 e seguito del TUEL. Entrando poi specificatamente sull'argomento che ci interessa, ossia in merito al punto numero 1 dell'ordine del giorno di questa convocazione, ossia la convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014, ribadisco che l'articolo 63 decreto legislativo 267 del 2000, relativamente alle incompatibilità tra consigliere comunale provinciale e assessore nella rispettiva giunta, ai commi 1 prevede: non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, al numero 4, colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo rispettivamente con il comune o la provincia.
Al numero 6, coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, è stato legalmente messo in mora, ovvero avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto in vano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 73 numero 602. Adesso mi risulta, relativamente al comma 4 sulle lite pendenti, che esisterebbero ben due lette tra le file della maggioranza, ossia il professor Panzera ed il signor Rodal Leonardo, che sembrerebbe abbiano cause pendenti col comune. Quindi ritengo non sia possibile né all'uno né all'altro in questa sede fornire documenti giustificativi in un senso o nell'altro. Pertanto propongo di attuare quanto previsto dall'articolo 69 del TUEL, ossia quando successivamente alla lezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento delle elezioni o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. Al punto 2, l'amministratore locale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità sopravvenute o ineleggibilità. Ed ancora, relativamente all'articolo 63,1 numero 6, relativamente ai tributi comunali, acqua, ICI, IMU, TARSU, TOSAP e quant'altro, eventualmente ancora dovuti all'ente dai consiglieri eletti, sono certa che gli stessi abbiano firmato le autocertificazioni consegnateci sulle inesistenze delle cause di ineleggibilità o incompatibilità in modo leggero, senza porre attenzione a cosa andassero a firmare. Adesso tutti voi sapete che in un passato non troppo remoto ero responsabile dell'ufficio tributi ed in quanto tale sono venuta a conoscenza di situazioni debitorie anche elevate di alcuni dei signori oggi qui seduti a questo tavolo. Pertanto, soprassedendo a livello penale a quello che una dichiarazione mendace comporta e non essendo certa che questi contribuenti oggi abbiano pagato tutto il dovuto al comune di Bova Marina, propongo a questi signori di regolarizzare le loro eventuali situazioni di scopertura nei confronti del comune e da quel punto chiedo al responsabile dell'ufficio tributi apposita certificazione liberatoria controfirmata dai responsabili del procedimento per ogni singolo eletto di questo consiglio. Pertanto, a mio avviso, non ci sono di certo gli estremi oggi per poter convalidare gli eletti consiglieri in questa sede e per un criterio di assoluta trasparenza non resta che rimandare la convalida ad altra convocazione affinché ogni consigliere abbia le carte in regola per poter ricoprire l'incarico conferito dagli elettori, eliminando ogni elemento previsto dalla legge che possa comportare conflitti di interesse nello svolgimento del loro mandato. Ma, criterio assai più banale, non possiamo noi da consigliere chiedere in un comune in dissesto a voi cittadini di fare sacrifici e pagare le tasse e poi noi sedere in queste poltrone con le tasse a nostra volta non pagate. Evitiamo di predicare bene e ruzzolare male. Ed ancora rammento al sindaco che bisogna comunicare immediatamente alla prefettura l'avvio della procedura di nomina di un nuovo revisore dei conti deceduto quello in essere dall'incarico ex articolo 235 del TUEL dopo la nomina del sindaco che risulta essere parente entro il quarto grado del professionista. Grazie. Sì, rispondo io a nome di tutto la maggioranza. Allora, intanto come regola generale direi di attenerci dice che non sono di attenersi ai punti all'ordine del giorno. E allora, senza fare ironia, penso che a volte si fa confusione tra incandidabilità
ineleggibilità e compatibilità, sono tre cose diverse, non fosse altro che erano tre nomi diversi. Ammesso che ci fosse qualche incompatibilità che la consigliera Faenza non ha documentato, ammesso che ci fosse, questo non va a incidere sulla elezione, perché qua non si parla di ineleggibilità di incandidabilità, ma appunto di una supposta ipotizzata incompatibilità. A quel punto la legge prevede, se non sbaglio, che prevede che va fatta la contestazione, messi i voti, se viene messi i voti poi scatta tutto un procedimento, 10 giorni per le controdeduzioni, 10 giorni per esaminare le controdeduzioni e non, come è stato fatto in passato, dottoressa, cacciare consiglieri non incompatibili dal consiglio comunale. Eventualmente, se poi quelle controdeduzioni il consiglio non lo ritiene esaustiva, dare ulteriori 10 giorni per rimuovere la causa di incompatibilità. Detto questo, lei ha usato due verbi, uno sembrerebbe, l'altro che non è certo, non ha fornito la documentazione. Lei mi pare che è stata responsabile dell'ufficio economico e finanziario fino a novembre 2011, quando 9 consiglieri, me compreso, hanno mandato a casa l'amministrazione di bilancio. Non metto in dubbio che lei, da responsabile, non aveva motivo di dirlo altrimenti, che fino al momento in cui lei è stata responsabile dell'area economica finanziaria, può darsi che ha firmato tante carte, quindi conosceva anche la posizione debitoria di alcuni di noi. Ma dal 2011 al 2014 sono passati quasi 3 anni, quindi io 3 anni per quanto riguarda la posizione debitoria. Per quanto riguarda la posizione specifica del professore Panzera, il professore Panzera ha impugnato la delibera con quest'altro, io uso questo termine che è brutale, cacciato, perché è stato cacciato dal Consiglio Comunale perché non era incompatibile, e che non era incompatibile lo ha detto il Tribunale di Reggio Calabria in prima istanza, confermato anche dalla poi Corte di Appello, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'amministrazione dell'epoca. Ora io non voglio fare l'avvocato, perché qua sono in veste di sindaco, in termini tecnici si dice la cosiddetta doppia conforme. Tra l'altro io ho dimenticato le carte in ufficio, non ritengo sia opportuno sospendere il consiglio per andare a prenderle. Quel famoso ricorso che nel 94-95 il professore Panzieri aveva presentato con la deliberazione del consiglio comunale, ebbene, qualche mese fa il TAR ha dichiarato estinto quel ricorso, perché il professore Panzera nel 1997 aveva rinunciato al ricorso stesso. Quindi ci sono Tribunale Civile di Reggio Calabria, primo grado, Appello, Corte di Appello e in più TAR di Reggio Calabria. Quindi mi sembra che sia sufficiente questo per dire che a carico del professore Panzera, così come a carico del consigliere Rodà, non esistono al momento cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità. Per cui io propongo nuovamente, se non ci sono altri interventi, di mettere voti la proposta che avevo prima illustrato. Io comunque mi riferivo a una causa relativa a un terreno a San Pasquale, quello. No, basta, andiamo avanti. Sì, non posso stato chiamato per nome e cognome. Comunque, la dottoressa Maezza, membro eletto di questo consiglio comunale, anche se è in minoranza, con tutto il rispetto per le donne che ci sono qua dentro, per le donne presenti e per quel che lei rappresenta, dovrebbe... Vedete che tra le donne presenti c'è mia moglie, professore. Rispetto benissimo tutte, però siccome lei copre un ruolo di consigliere,
dovrebbe conoscere il regolamento dello statuto che regola il Consiglio Comunale, fermo restando che poi è la decisione e dovrebbe essere al corrente che c'è l'articolo dello svolgimento del Consiglio Comunale che impone a tutti i consiglieri di andarsi in piedi quando parlano a dopo il conto entro il Consiglio Comunale. Punto. Secondo, la portatrice di questa emozionante presa di posizione dovrebbe ricordarsi che ha partecipato in un'amministrazione come revisore dei conti e un'altra come responsabile degli uffici tributi, anche dei tributi, però era la regione, era del comune. E allora io non ero incompatibile. Per tornare al punto dell'incompatibilità, benissimo illustrata dal sindaco, verso il quale rivolgo elogi di come si è comportato, calmo, come se fosse davanti al tribunale e non al consiglio, ribadisco che sono stanco di questa manfrina volgarmente detto dell'incompatibilità mia. Io ho sopportato 8.000 euro per difendere la mia dignità e due tribunali mi hanno dato ragione escludendo qualsiasi altra possibilità. Si dovrebbero vergognare ancora coloro che vanno a mettere in giro che io sono incompatibile. Terzo, è vero che ho una causa in corso, è vero, ma non è contro il comune, è una causa penale e civile ad altre persone, è personale, non è comunale, non c'entra nulla. Quando io vado al tribunale, il 25 dobbiamo tornare, il 25 di luglio, presidente del tribunale chiama causa numero 8, imputati da 1 a 8, fa Teresa e sottoscritto. Che significa? Che se non avessi superato i primi ostacoli, non avrei potuto dare corso al secondo mandato del tribunale penale. E con anche la richiesta del risarcimento danni. È ridicolo quando io sto dicendo per chi non ha orecchie per sentire. È vergognoso per chi riporta le cose degli altri in questo rispettabilissimo Consiglio Comunale, formato da persone che forse non tutta la vita non hanno avuto le centinaia di euro per pagare le bollette dell'acqua e le rinviamo a quando possiamo, non che non le vogliamo pagare, le rinviamo e se qualcuno non ha pagato l'acqua non possiamo offendere la dignità della persona, che è la cosa più sacra che ci possa essere in un uomo. Chiamato in causa in continuazione perché non piace a chi vuole essere più potente dell'altro. L'intelligenza è qualcosa che la natura ha dato, l'intelligenza non va valutata di salute, solo per quello che si dice di Dio, va valutata per le azioni. Consigliere Pietritani, mi tocca l'obbligo, grazie, buonasera a tutti i cittadini che hanno voluto onorarci della loro presenza per questa prima seduta del Consiglio Comunale. Questo dimostra, signor Sindaco, che la campagna elettorale è finita ed è finita il 25 maggio e non è consentito a nessuno continuare
la campagna elettorale nella sede istituzionale, perché nelle piazze i piazzaioli hanno osato dire il tutto e il contrario di tutto. Nella sede istituzionale del Consiglio Comunale, ringrazio il sindaco che ha voluto riaprire la sede istituzionale del Consiglio Comunale, che è la biblioteca comunale, non è consentito a nessuno più riproporre temi farneticanti nei confronti di chi che sia. Ripeto, la campagna elettorale è finita e questo, e lo dico con forza e con la forza dell'esperienza, perché qualcuno ancora non ha capito che non si può cambiare la vita del paese continuando a fare polemiche e a denigrare le persone. E allora, per quello che riguarda la convalida degli eletti, noi tutti i consiglieri abbiamo firmato un'autocertificazione ai sensi di legge, indirizzata al segretario comunale e non al sindaco. Segretario comunale perché rappresenta lo Stato e ha la competenza della verifica di eventuali dichiarazioni false o verità. Ovviamente il segretario comunale non è andato a spucciare nulla, ovviamente perché c'è una dichiarazione di propria responsabilità del singolo consigliere. Pertanto noi votiamo sì alla convalida, perché così si fa, perché la compatibilità, l'incandidabilità o altro non è soltanto un fatto formale di consiglieri comunali che si insiedono nel consiglio. Incompatibili sarebbero veramente le persone che non sono degne di partecipare, di rappresentare il popolo di questo paese così disgraziato. Certo, signor sindaco, nell'ambito e a nome della trasparenza, sarebbe bene che lei, subito dopo questo consiglio comunale, compatibilmente con gli impegni che sicuramente ha, quindi nel nome della trasparenza, portasse a conoscenza della cittadinanza e quindi del consiglio che li rappresenta la posizione tributaria di tutti i consiglieri, dal sindaco all'ultimo consigliere comunale. Quindi questo per quanto riguarda, mi attengo all'ordine del giorno. Grazie. Passiamo alla votazione. Allora, chi è a favore? Alzi la mano. La voce abbastanza. Ah, fino a quello detto. Chi si astiene? Nessuno? Contrari? No. Secondo punto l'ordine. Sì, se votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera, chi è a favore? Del giorno, giuramento del sindaco eletto nella consultazione del 25 maggio 2014. In tutti i sensi. E allora, giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Sì.
brevemente, non ho preparato nessun discorso, però vorrei dire qualcosina. Intanto un augurio sincero a tutti i consiglieri eletti, senza distinzione tra maggioranza e minoranza, perché il Consiglio è il massimo organo elettivo che rappresenta l'intera comunità, l'intero paese. Mi auguro che questo Consiglio Comunale possa, nel rispetto delle diverse posizioni, delle diverse sensibilità, lavorare nell'interesse esclusivo di Boa Marina. Riscontrarci quando ci sarà da scontrarci, di dialogare, di confrontarci e trovare soluzioni, non dico unitarie, condivise per migliorare le condizioni del nostro paese, per far sì che Boa Marina torni ad essere il paese che tutti conoscevamo e di cui tutti eravamo orgogliosi. Io voglio dirvi un episodio che è successo proprio ieri. Sono andato a Catanzaro col geometra Palamara, ovviamente per questioni concernenti il comune, e ci siamo fermati nel tratto tra Catanzaro Lido e Soverato in un autogrill a prendere un panino, erano le 2 o 4 un panino. Ed eravamo con la macchina del comune. Ebbene, siamo scesi, siamo entrati in questo autogrill e c'era un ragazzo, 25-28 anni, e ci fa: ma voi siete di Boa Marina? Ho detto io sì. Perché? Dice: a Boa Marina avete una spiaggia bellissima. Boa Marina è un paese bellissimo. Dice: noi passiamo con le moto, ci fermiamo alla Rocca del Capo, scendiamo nella spiaggetta, poi saliamo alla Madonnina. Ecco, così come parlano gli altri bene di Boa Marina, cominciamo noi a, l'ho detto altre volte e mi ripeto, a tutelare il nostro paese, a proteggerlo, ad amarlo, perché il paese oggi, sindaco è Cruppi, domani non so chi potrà essere, ma sarà qualcun altro, il paese è di tutti, il paese è nostro. Quindi l'invito è questo, dobbiamo cambiare tutti mentalità, perché il destino di Boa Marina, lo ripeterò da quando sarò sindaco ma anche dopo, dipende soltanto da noi, non dipende da nessuno, dipende soltanto ed esclusivamente da noi. Poi possono venire contributi dall'esterno, diciamo, se voglio dire ci sarà, c'è la regione, la provincia, insomma, il Parlamento italiano, l'Unione Europea, ma principalmente il destino dipende soltanto da noi, non da Vincenzo Gruppi, dal sindaco, dipende da tutti, dal cittadino principalmente, Vincenzo Gruppi. E quindi io rinnovo gli auguri a tutti, un particolare augurio anche alle 3 consigliere donne che sono state elette, perché vedete io faccio una battuta, mi conoscete, sono un po', diciamo, un po' maschilista, ma poi se uno volesse l'obiettivo, effettivamente le donne hanno anche delle capacità, delle sensibilità, capacità sicuramente, non dico superiori, ma migliori, diciamo, di quelle di noi uomini, quindi sicuramente possono dare un grande contributo al nostro paese. Io vi ringrazio nuovamente, vorrei fare in ultimo un'annotazione personale, chiedo che mi sia consentito. Questa elezione che mi gratifica tantissimo, che mi inorgoglisce tantissimo, la voglio dedicare a 2 persone. La prima a mio padre che non c'è più.
seconda a mia moglie, che mi ha, anche insieme alla mia famiglia, mia moglie, dicevo, che mi ha supportato e aiutato in un periodo difficile, anche per lei, con un periodo difficile per me nella mia vita, che è durato 2 anni e mezzo, e che ora mi deve sopportare anche dopo questa. Punto, la comunicazione, nomina componenti della giunta comunale. E allora, già lo sapete, ma è previsto, e quindi abbiamo fare anche questo adempimento. Allora, la giunta comunale è composta da Stile Antonio, con delega ai servizi esterni e alle attività produttive, e anche la delega ricopre l'incarico di vice sindaco. Rodal Leonardo ha le deleghe assessore con delega alle opere pubbliche e pianificazione del territorio. Maria Luisa Ollio, assessore con deleghe, alle politiche cultura, pubbliche istruzioni, politiche giovanili e pari opportunità, servizi socio educativi. Infine Sergio Malara, assessore con delega alle politiche sociali, della famiglia e del lavoro, politiche comunitarie agricole e rapporti con il volontariato. Poi non è previsto, ma lo dico, ho già assegnato 2 deleghe, o abbiamo, perché alla fine la decisione è stata, diciamo, di gruppo, tutto il gruppo di maggioranza, la deleghe consigliari a Palamara Palmiro, con delega allo sport, turismo e rete urbano, e a Davide Massimo con delega allo spettacolo. A questo punto l'ordine del giorno. Ma qua non c'è discussione, è una comunicazione. Dovrei praticamente dire che c'è faccio in fretta, perché altrimenti con il decreto del Rio, tramutato nella legge 7 aprile 2014 numero 56, disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sull'unione, fusione di comune, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 81 di lunedì 7 aprile 2014, in base alla quale viene integrato il nuovo TUEL, e pertanto al comma 137 della legge 56 2014 testualmente leggiamo: nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con un arrotondamento aritmetico. Pertanto, per quanto riguarda i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, il decreto del Rio prevede una percentuale precisa a garanzia della parità di genere per le giunte, non il 40%. Tutto ciò premesso infige, ad avviso della sottoscritta, la valida costituzione della giunta per questo ente, ed appare opportuno adeguare la composizione dell'esecutivo alle statuizioni del decreto del Rio, con almeno 2 assessori donne, anche tenendo conto che l'articolo 15 dello statuto dell'ente, come andrà a vedere, 2 assessori possono essere nominati tra i cittadini non facenti parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere. Va bene, per una comunicazione, andiamo avanti. No, magari lo per fare. Sì, certo, se vuole dai chiesto. Allora, altro punto, nomina componenti della commissione elettorale comunale. No, dopo è stato messo. Quelli sono per legge, poi dopo il Presidente del Consiglio. Chiedetelo, meglio di suggerire, chiedetelo voi. Inversione. No. No, dico che avete chiesto al Consiglio di fare l'inversione? No. E allora, nomina componenti della Commissione elettorale comunale. E allora, illustro un attimo il punto, che è uno degli adempimenti previsti nella prima seduta. Bisogna nominare 3 componenti, 2 per la maggioranza e 1 per la minoranza.
un membro effettivo, un membro, ovviamente ci sono tre membri effettivi e tre supplenti, sempre due maggioranze e una minoranza. Il sindaco non vota, che fa parte, il presidente di diritto, mi sembra, segretario, della commissione. Io volevo dire una cosa, che non è questo il momento e l'occasione, però noi già lo diciamo che daremo questo indirizzo, che procederemo alla nomina degli scrutatori quando ci saranno le consultazioni elettorali, almeno per quanto riguarda i componenti della maggioranza, noi non vogliamo vincolare nessuno, non abbiamo il potere di farlo, mediante il sorteggio. Quindi verranno sorteggiati almeno i componenti che diciamo da parte dei consiglieri di maggioranza. E dobbiamo solo stabilire, segretario, se poi facciamo un'unica votazione. No, se facciamo un'unica votazione, nel senso che votiamo ovviamente a scrutinio segreto. No, no, un'altra cosa dicevo. No, noi facciamo sempre così, segretario, che l'avevo detto. La maggioranza vota per la maggioranza e la minoranza vota per la minoranza. No, di stabilire se votiamo contestualmente tipo gruppi effettivo, Vincenzo, senza che fare due votazioni, penso che non sia una cosa appena di nulla, quindi facciamo un'unica votazione. Il nome è effettivo, il secondo è sì, allora il primo è effettivo, allora sì, allora sì, sì, siamo tutti d'accordo che questa modalità, le schede ci sono. Allora, scrutatori più giovani che sono, io l'ho fatto Papasoli per la minoranza e da qui. Quindi io l'ho fatto una prima volta e poi sono arrivato a fare il sindaco. Quindi buon auguri. Senti, passi. No, passa, uno passa e poi no, passa. Voi ce l'avete? Sì, è che siamo in emergenza nel sesto, però in qualche momento io non posso, no, faccio l'assessore, dammi che ho bisogno di acqua. Thank you.
Allora. Ma questioni dovrebbero essere il terzo. Sì. Due, terzo e Favasoli. E tre autorità. Poi, quindi Favasoli e minoranza, quindi viene detto. Poi da qui sono quattro, c'è quattro da qui e quattro pazienti come titolari, mentre supplenti sono Ollio e Palamani. Ma come supplente? Sì, sì. Quindi siamo a posto. E allora i componenti della commissione sono così: membri effettivi Panzera e da qui per vabbè, Panzera da qui e Favasoli, membri supplenti autoritari Ollio e Palamani. Ora passiamo alla elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Il nostro statuto prevede, se non sbaglio, lo statuto, la figura del Presidente del Consiglio Comunale abbiamo istituito sindaco Pino Autoritario. E quindi anche qui bisogna votare, però bisogna votare per prima per l'elezione del Presidente e poi per il Vicepresidente. Allora, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, già lo diciamo in anticipo, si può dire, segretario? Sì, no? Sì, io sono in posizione segreta. La proposta come gruppo di maggioranza è quella di votare come Presidente del Consiglio Rodolfo Domenico. Per quanto riguarda invece la vicepresidenza del Consiglio, la maggioranza voterà scheda bianco e quindi lascerà i rappresentanti della lista municipio bene comune e cambiare si può, appunto, ecco l'indicazione del vicepresidente del Consiglio. Dichiarazione di voto? No. Solo 30 secondi per chiarire la mia personale posizione, non sulla dichiarazione di voto, non sulla persona indicata, siccome era venuto fuori sui giornali che probabilmente sarei stato io, nel gruppo di maggioranza io ho tirato le mie conclusioni non avendo ancora fisicamente recuperato bene le forze, come si dice clinicamente, non lo so, ma le forze, lo stress gli dà ancora tanto da soffrire, vedete che anche nel parlare ancora stento, devo fare ancora 3 mesi di riabilitazione, per cui quella notizia venuta fuori sui giornali io stesso non l'ho portata avanti, ma ho accettato appieno la volontà della maggioranza. Era solo questo che volevo, se giusta di fare. Presidente del Consiglio.
Domenico, scheda bianca, Rodal Domenico, Rodal Domenico, Rodal Domenico, scheda bianca, scheda bianca, Rodal Domenico, Rodal Domenico, Rodal Domenico, Rodal Domenico. Sì, allora, con 10 voti a favore e 3 bianchi, eletto 3, 10 voti a favore, eletto Presidente del Consiglio Comunale Domenico Rodà. Il posto di Presidente del Consiglio, perché a me basta avanza per il sindaco. Ah, il vice, sì, va bene. Io sono, mi sono precipitato il punto di consigli comunali. Quindi adesso cedo la presidenza, come già. Sì. Sì, e allora dichiariamo l'immediata eseguibilità. Allora proponiamo il rinvio, quindi sul punto. Chi è d'accordo per l'elezione del vicepresidente del consiglio? Unanimità, segretaria. E ai voti anche la immediata eseguibilità della presente deliberazione. Chi è a favore?
Buonasera a tutti, grazie ai colleghi consiglieri, grazie signor Sindaco, grazie a quelli, a quei consiglieri che sono un pochino più distanti di noi, ai quali spero e mi auguro che stanno un pochino a bada, perché noi siamo qua, siamo stati eletti per onorare e servire tutti i cittadini di Bova Marina, tutta gente buona, buone come lo siamo stati noi. Il passato lo lasciamo da parte, inizia una nuova avventura, una nuova, chiamatela come volete, però fatte tutte le cose buone, buone come lo sono, dico, tutti i paesani, tutti gli abitanti di Bova Marina, ai quali diciamo che noi saremo sempre a loro completa disposizione. Grazie, grazie di nuovo, io sarò qui di tutto quello che il Consiglio Comunale, e questo che lo sappiano tutti. Grazie. Devo leggere, inizio con leggere una comunicazione fatta dal gruppo consigliare del municipio. I sottoscritti consiglieri comunali Autantano Giuseppe, Scordo Anna e Favasuri Giuseppe, eletti nella lista Municipio Bene Comune, su delega del segretario del Partito Democratico, costituiscono insieme al Consiglio il gruppo consigliare del Partito Democratico. Nomino quale capogruppo la consigliera Anna Scordo. I consiglieri Giuseppe Autantano, Anna Scordo, sì. E la, mi manca la delega del segretario del partito. Come municipio bene comune. Quindi io sono delega del segretario del partito, vabbè, poi consegneremo al segretario. Sarà fatto dopo. Va bene, presidente, come presidente, visto che devo. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, quale lo prospetta il signor Sindaco, che è la modifica articolo 5,1 e articolo 22,7 del regolamento comunale TOSAP. Sì. Dico subito che una proposta aperta, quindi può essere emendata e migliorata. E noi come amministrazione ci siamo messi subito a lavorare e riteniamo di aver interpretato bene le istanze, almeno in questo caso dico bene, le istanze provenienti dai titolari di attività commerciali, anche non più purtroppo nell'imminenza, visto anche il caldo torrido che c'è, visto ormai che siamo in piena estate, cioè quella di poter, ovviamente nel rispetto di tutte poi quelle che sono le prescrizioni previste sia dal nostro regolamento sia dalla legge in generale, e poter presentare istanze per l'occupazione di suolo pubblico per la stagione estiva, che poi ovviamente saranno vagliate dagli uffici comunali competenti. Da cosa nasce questa istanza, questa esigenza da parte delle attività commerciali? Che il regolamento a tutt'oggi in vigore prevede che occupazioni di suolo pubblico possono essere concesse soltanto ai pubblici esercizi, per intenderci bar e ristoranti. Tutte le altre attività commerciali non possono ottenere la concessione del suolo pubblico. Noi riteniamo che in linea, ripeto, generale sia giusto dare la possibilità a tutti i commercianti o comunque a tutti coloro che sono interessati a presentare l'istanza, che poi, ripeto, dovrà essere esaminata, valutata, verificato se ricorrono tutte le prescrizioni, dico uno,
gli 80 centimetri di spazio del marciapiede per i pedoni. E noi quindi proponiamo due modifiche. La prima, che riguarda, un secondino che la trovo, no, la voglio leggere in modo che, perché io già la so, però è giusto. La prima riguarda la modifica all'articolo 5,1 del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 40 del 2008. In sostanza, il primo comma dell'articolo 5, quello attualmente in vigore, prevede che l'istanza per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno 30 giorni prima di quando si intende poi occupare il suolo. Visto che già siamo all'11 giugno, significa che se domani un commerciante presenta la domanda non può averla prima del 12 luglio. Per cui abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno andare incontro appunto alle attività commerciali, che in questo periodo soffrono purtroppo, e quindi abbreviare questo termine a 15 giorni, ed è la prima modifica. La seconda era quella che già vi dicevo, e cioè che sono concedibili le autorizzazioni all'occupazione di marciapiedi a tutti, diciamo, agli operatori di attività commerciali e di pubblici esercizi. Quindi la proposta è questa. E poi alla fine del dibattito la metteremo ai voti. Ribadisco che questo non significa che succederà quello che succedeva prima, che era una cosa, voglio dire, selvaggia. Quindi ci saranno le dovute, intanto ci dovranno essere, se uno dice ma io ho il marciapiede di 30 cm, di 50, mi dispiace, non preoccupare, perché ne devi lasciare 80, e così, diciamo, per il resto. Ho fatto un esempio, il primo che mi è venuto in mente. Se ci sono delle... Sì, ho questa scorta. Sì, volevo dire che noi come gruppo in linea di massima siamo d'accordo, fermo restando che è importante, riteniamo che siccome tutti i cittadini hanno diritto di usufruire degli spazi pubblici, anche quelli che camminano a piedi, le mamme con le carrozzelle, le persone anziane, eccetera, eccetera, massimo rispetto per gli 80 centimetri previsti e poi il decoro, perché non è che si può mettere, chiunque può mettere qualunque cosa si metta deve essere decorosa. Quindi questo poi nei vari punti relazionerà il consigliere Auderitano, che per punti in linea di massima a questo. Per quanto riguarda le decisioni siamo d'accordo, va bene, per noi va bene. Come volete, noi sì, la proposta è buona. Sì, grazie. Signor Presidente, considerato che sulla relazione su questo aspetto di regolamento di spazi pubblici ha relazionato il sindaco, e mi pare che abbia detto, se non ho sentito male, che è una proposta aperta. Penso di aver capito, se non è così il sindaco mi corregga, e al di là dei singoli articoli di cui si propone la modifica, c'è un regolamento oltre che vetusto, fatto da una precedente amministrazione, che non mi pare, sì, no, 2008, ecco, possa questo Consiglio Comunale recepirla a pie pari. Per cui sarebbe il caso, a parte l'urgenza dei 15 giorni e di altro, che va bene che lo facciamo oggi, però sarebbe il caso che si procedesse a una modifica del regolamento, e comunque sia sui due punti proposti dal sindaco, va bene 15 giorni, però
Ecco, all'ultimo comma, al secondo rigo dell'ultimo comma, dice: trascorsi tali termini, cioè dire i 15 giorni erano 30 prima, varrà il principio del silenzio assenso, purché l'occupazione non sia in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento. Ci permettiamo di obiettare su questo, perché fermo restando la buona fede e l'impegno personale che può avere ogni dipendente comunale, può anche darsi che si verifichino episodi di ritardi per cui possano passare questi 30 giorni e allora scatta il silenzio assenso. Noi proponiamo... Però, chiedo scusa, forse sono stato poco attento io. I termini però del silenzio assenso sono sempre 30, non 15. 30, perfetto. Salvo interruzione dei termini, così come prescrive la legge sulla trasparenza. Allora noi invece proponiamo un'ulteriore modifica al comma 1 dell'articolo 5, cioè dire invece di silenzio assenso, silenzio diniego, cioè perché l'amministrazione ha il dovere, così come abbiamo detto tutti, sia in campagna elettorale e testé anche da parte del sindaco e del presidente del consiglio, abbiamo il dovere tutti di compiere quello che ci compete e che ci prescrive la legge. E questo è uno. Sull'articolo 22, al primo rigo sono concedibili le autorizzazioni all'occupazione di marciapiedi comunali, piazze, strade pubbliche da parte degli operatori di attività commerciale, eccetera. Siamo d'accordo, salvo sulle strade, Presidente. In ogni caso, capisco i marciapiedi per le esigenze che le attività commerciali e produttive hanno, ma le strade no, non siamo d'accordo. Proponiamo la cancellazione di questa parola, delle strade, sul primo rigo del comma 7. Vorrei però, oltre queste due modifiche, non so se poi... Segretario, dobbiamo votare contestualmente tutto, laddove vengano recepite, noi avremo anche da... Sì, per ordine dei lavori, appunto. No, siccome la segretaria dice si può votare per singolo articolo, siccome penso ci avesse... Però dobbiamo intervenire ancora sul regolamento, sul resto. Questi qua, su questi due articoli ci sta bene la proposta della maggioranza, con le modifiche che proponiamo pure noi della minoranza. Possiamo votare. Chiedo poi la parola successivamente il Presidente per gli altri eventuali modifiche. Allora, non avrebbe senso dare l'assenso ai cittadini che chiedono entro 15 giorni possono avviare insomma le attività e quindi mettere fuori, occupare lo spazio pubblico. Se poi l'iter, la pratica non viene posta in essere, entro 30 giorni avrebbero il diniego, quindi dovrebbero togliere tutto. Cioè le due cose non vanno per niente di pari passo. Non è che dopo 15 giorni scatta allora, il silenzio. Allora di solito c'è in ogni caso gli uffici sono precisi e non scatta 15 giorni il silenzio assenso. E per la domanda, poi non è detto che per forse 15 giorni, se hanno tutto a posto lo possono mettere, se ancora la pratica non è completa non possono però mettere nulla. Però no, non c'entra, dopo 15 giorni però non possono fare niente. Nel senso che dopo 30 giorni volevo fare una precisazione, adesso dovevano farla dopo 30 giorni l'occupazione, nel senso che se anche gli uffici dopo una settimana gli davano l'autorizzazione, il commerciante, diciamo, quindi il richiedente, comunque anche se dopo 7 giorni aveva il titolo, otteneva il titolo autorizzativo, doveva far passare 30 giorni. Adesso se gli uffici, che solitamente queste cose le fanno in modo molto veloce, dopo 7 giorni, 10 giorni, rilascio l'autorizzazione, dopo il 15° giorno della presentazione lo può presentare. Altrimenti dopo il segno risponde l'ufficio, sì, si qui, c'è anche, qui ci, sì, c'è anche una proposta che è di tanto. Sì, ci sono anche interventi. Sì, io alla dottoressa Faenza ho già risposto. Per quanto riguarda le osservazioni del consigliere Deritano, io già quando
ho contattato il consigliere Delitano, così come ho fatto il professor Faenza, per dire se la data di oggi e l'orario andava bene per il consiglio, perché da oggi in poi poi anche noi poi formalizzeremo la costituzione del gruppo e quindi ci sarà la conferenza dei capigruppo che disciplinerà i lavori del consiglio comunale. Avevo già anticipato dicendo che abbiamo intenzione di rivisitare tutto il regolamento così come altri regolamenti, però vista l'urgenza e visto che la rivisitazione la vogliamo fare tutti insieme, così come abbiamo detto in campagna elettorale, non c'era il tempo e quindi di fare queste due modifiche. E sono anch'io d'accordo con la proposta di mettere il silenzio diniego, quindi penso così ci siamo scambiati qualche opinione, insomma ci siamo guardati. Per quanto riguarda invece la strada, diciamo che alla fine, diciamo, salvo i casi eccezionali perché c'è un problema di viabilità, la strada quasi mai poi, diciamo, viene occupata, perché poi lì c'è anche un problema di viabilità, quindi in casi, diciamo, proprio particolari, estremi, potrebbe essere eventualmente concesso, per cui ritengo che possiamo lasciarlo così. Ovviamente se c'è la richiesta di occupazione di una strada ci sarà un controllo ancora più prima di un eventuale rilascio, però solitamente le strade non vengono mai concesse proprio per motivi di viabilità di ordine pubblico. Quella è un'altra cosa, voglio dire, quella notte bianca, se si farà, la farà l'amministrazione comunale, quella è un'altra cosa, non è un'occupazione di suolo pubblico, quella è una chiusura di una strada per una manifestazione. Toto. No, solo il problema che diceva sul problema delle strade, delle strade siamo d'accordo che le strade dovrebbero essere lasciate lì, però in tre mesi estivi ci sono dei casi eccezionali. Io, come abbiamo proposto di fare, sono d'accordo che se ci sono le condizioni invece delle occupazioni in marciapiede, lasciano libero il marciapiede per il passaggio e si occupa una parte, una piccola parte di strada per esporre, non so, mercanzia, per esporre qualunque cosa, io dico che è giusto lasciarlo, perché in quei due mesi stiamo votare così, cioè che lascia libero il marciapiede, no? Il passaggio sul marciapiede si lascia libero e si occupa un pezzo di strada, non è una cosa che può danneggiare. Ma io dico che non si può andare nello specifico, perché poi caso per caso sarà contaminato. Sì, ma non eliminare, arbitrariamente. Perché bisogna vedere la strada, se ne è stata principale, sì, la larghezza della strada, la. È normale che. Sì, bisogna valutare. Bisogna valutare questa cosa, questa è la mia. Esisteva, non è una proposta, esisteva già che in casi eccezionali si può anche occupare dei piccoli spazi sulla strada, che esiste già nella legge. Presidente, chiedo di. Sì, so che è ancora nella prima seduta, c'è un po' di confusione, però il Presidente ci guarderà. È giusto che abbiamo un regolamento del Consiglio che sicuramente lo dobbiamo aggiornare e poi ci atterremo tutti a quel regolamento anche sugli interventi. Ora, voglio dire, allora la nostra proposta potrebbe anche rientrare sulla risposta che ha dato il sindaco. Se invece la risposta sibillina che ha dato l'assessore Stiro non siamo d'accordo, allora noi se questo significa che la strada si può dare lasciando libero il marciapiede, già configura e prefigura qualche cosa. Vorrei ricordare al Consiglio Comunale. Scusa, mi pare che non abbia detto questo, abbia detto che lascia libero il marciapiede e metà strada. Ma queste sono cose. Ma non possiamo andare nello specifico, il regolamento, disciplina. Poi siamo noi in generale, le norme in generale. Allora le strade sono un bene pubblico, come il marciapiede. Allora sulle strade, giustamente dicevate,
bisogna vedere anche il tipo di strada che c'è. Però qui si crea una disparità poi tra cittadini, tra commercianti, perché il commerciante che è titolare di un'attività su una strada larga 12 metri al limite può occupare, secondo questo regolamento, anche la strada. L'attività commerciale che insiste su una strada di 3 metri, di 4 metri, questo vale anche per il e crea anche un'ingiustizia. Per cui noi riteniamo, e voglio ricordare, stavo dicendo, chiedo scusa al Presidente, ai cittadini, che nella amministrazione Zavettieri è stata concessa una strada, di chiudere una strada, un'attività commerciale. Ebbene, non sono bastate l'ordinanza di sgombero del sindaco Zavettieri, ribadita, reiterata l'ordinanza di sgombero del sindaco Scullaggio, per far liberare quella strada. Solamente l'intervento del proprietario, che doveva fare delle ristrutturazioni edilizie, ha consentito di liberare quella strada. Così come, se vi ricordate, quel bidone dell'Algida che c'era a Piazza Vittoria è stato lì per 6-7 anni senza che nessuno lo potesse togliere. Quando sono arrivati i commissari, questa è l'unica cosa buona che hanno fatto. Quindi se questo è sindaco, allora, se questo prefigura lasciare le strade, che si vivono delle strade facendo ovviamente tutte le istruttorie possibili, noi non siamo d'accordo. E comunque, noi voglio dire, la proposta nostra è questa. Se la proposta va nel senso della risposta come quella detto il sindaco, possiamo anche essere d'accordo a lasciare questo nome delle strade. Se no, guardate, noi siamo veramente contrari alla concessione delle strade per le attività commerciali. Ribadisco che la norma è di carattere generale, la disparità di trattamento potrebbe riguardare anche il marciapiede, perché chi ha un marciapiede di 2 metri, esatto, e chi, quindi questo varrebbe anche per i marciapiedi. La norma è di carattere generale, purtroppo, voglio dire, noi così diamo la possibilità a tutti, però è chiaro che la strada sarà un caso eccezionale legato anche ai problemi di viabilità, anche perché poi lì ci saranno i pareri dei vari responsabili, che prima di rilasciare, che poi non sarà il sindaco sulla strada, per esempio ci sarà il comandante della polizia municipale che darà un suo parere. Penso che il comandante dei vigili urbani, voglio dire, prima di dare una concessione, voglio dire, si guarda bene le carte e tutte le, diciamo, disposizioni di legge prima di dare un consenso. Per cui io ritengo che in linea generale si può approvare così com'è, anche perché io parlo, ma parlo a nome della maggioranza e dell'amministrazione, e quindi dico che noi non intendiamo tornare, l'ho già detto, come prima, ad una occupazione selvaggia, perché noi dobbiamo cercare di migliorare e quindi di andare avanti, non di peggiorare e tornare indietro. Quindi io questa assicurazione mi sento di poterla dare. Ci sono il mio appunto personale per l'età. Stiamo parlando di ciò che la maggioranza, per voce del sindaco, ha stabilito, però volevo solo chiedere a tutti noi che alla fine il commerciante, tanto mi dichiaro per la proposta del sindaco a favore, per la proposta di non chiudere le strade tutta, la strada tutta, a proposito. No, e quindi se però un commerciante non può usufruire del marciapiede, ma si trova per la sua avventura su una strada di 10 metri e il comune, facendo fede alle leggi, alle norme, li può concedere su richiesta, valutando politicamente, amministrativamente, economicamente e anche legalmente, se può concedere un rettangolo minimo, ha dato a quell'esercizio la possibilità di usufruire dal 15 maggio al 15 al settembre, al 2 agosto, quindi la possibilità di svolgere maggiormente nel senso più completo che è a Bologna, per quanti chioschi e per quante strade
penso che nessuno si arricchisce più di tanto, ma si aspetta l'estate per respirare un pochino, lo blocchiamo in anteprima questa possibilità, se legalmente può essere data, sempre se la virtù del suolo da occupare è razionale e ciò che rimane è razionalmente abbastanza sufficiente per poter portare, per poter non intralciare il traffico veicolare anche, questo qua. Però se la maggioranza vengono posta nella mia idea, nel mio suggerimento, poi il resto si deve votare, fare la votazione, quindi la maggioranza e maggioranza. È la mia proposta su richiesta e valutazione sia politica sia amministrativa sia legale, se è possibile andare a concedere questo piccolo spazio per poco tempo sufficientemente necessario per l'attività commerciale. Questo è un pensiero mio personale. Grazie. Ci sono altri interventi? Quindi votiamo. Allora, per quanto riguarda la modifica dell'articolo 5, comma 1, così come emendata dal gruppo Municipio Bene Comune, quindi al posto del principio del silenzio assenso, silenzio diniego. Quindi questa è la proposta che mettiamo ai voti. Possiamo... Chi è favorevole? Conciari? Astenuto? Per quanto riguarda l'articolo 22,7, la proposta rimane quella originale, quindi che prevede anche le strade, ovviamente con tutti i chiarimenti. Allora, noi siamo d'accordo tranne per il problema delle strade, quello siamo contrari, quindi per dichiarazione di voto noi siamo d'accordo per il resto tranne che per le strade, va bene? La proposta è comunque per le strade. Chi è favorevole alla proposta anche per le strade? Dieci. Favore. Conciari. Astenuti. I punti all'ora del giorno sono finiti, ma... Non avevo una proposta di modifica, perché ci troviamo se no ragioniamo. Ma la proposta di modifica. Sempre a questo che ho avuto. Sì. Come fai a modificare? Possiamo approvarla oggi? I punti all'ordine del giorno sono stati... Presentiamo una mozione in merito, se il Presidente ce lo concede, invece della proposta che ha bisogno dei pareri di legalità. Noi presentiamo una mozione tendente a far sì che questo Consiglio Comunale, possibilmente alla prossima seduta, porti la modifica di questo regolamento, per esempio all'articolo... sul pagamento. Consigliere dell'autorità, non vorrei però che questo ci faccia perdere tempo però sull'applicazione di queste cose. Consiglio comunale, quando esame, non perde mai tempo, Presidente. Per applicare questo, perché l'estate è vicina. Se noi non possiamo applicare questo, non capirà. La nostra per via della mancanza del parere non può essere una proposta, no, era soltanto per l'articolo 22, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive,
la tariffa base è ridotta del 50%. Su questo ho avuto uno scontro violento con i commissari che pretendevano di far pagare pure i gruppi, le liste che si presentavano al Consiglio Comunale, pretendevano di far pagare pure la piazza dove svolgevano le manifestazioni dei comizi. Quindi io proporremo e facciamo voti al Consiglio Comunale la prossima volta, porti avanti questa modifica e di dare gratuitamente la concessione dei suoni pubblici per manifestazioni politiche, sportive, culturali. Grazie. Allora, i punti all'ordine del giorno sono stati esauriti, ma prima di concludere vuole portare un saluto a tutto il Consiglio Comunale, al mio Consiglio Comunale, l'onorevole Candeloro in Balzano, che saluta. Buonasera a tutti, un saluto a tutti i cittadini di Bova, tanti amici presenti. Io rinnovo gli auguri ovviamente al sindaco, a tutta la nuova giunta, un augurio di buon lavoro, ma gli auguri faccio anche a tutti i consiglieri dei vari gruppi. Io ho poche battute perché lo ritarda, vorrei riprendere un po' una battuta fatta dal consigliere Autilitano, dove ha detto più di due volte che è finita la campagna elettorale. In effetti è vero, è finita la campagna elettorale. Noi da stasera, credo, lo dico anche da cittadino di Bova, credo che dobbiamo rimboccarci Bova Marina, sì, dobbiamo rimboccarci tutte le maniche, ognuno per la parte, per il ruolo che svolge, per tentare di dare a questo paese, di far riprendere la sua nuova dignità. Io vuole l'immagine che ha avuto sempre in passato, l'esempio del sindaco che era ed è estremamente calzante. Bova Marina ha una grande storia, una lunga storia, una virtuosa storia che noi tutti assieme dobbiamo tentare in qualche modo, ecco, dobbiamo cercare in qualche modo, ecco, di migliorare sapendo bene che ci sono tante criticità, che ci sono tanti problemi. Amministrare oggi è terribilmente difficile, lo è per la maggioranza, perché è chiaro che le risorse sono limitate, le tasse purtroppo per motivi diversi che non approfondiamo stasera, penso per un istante al tema dei rifiuti, su cui il Consiglio regionale, credo il prossimo Consiglio andremo ad esaminarlo e su cui tenteremo di spenderci per tentare di arginare quello che nelle cose è l'aumento che si prefigura. Però ecco, Bova Marina stasera apre una pagina nuova del sindaco, perché dopo due anni torna la democrazia, e torna la democrazia anche in un'area. L'altra sera abbiamo partecipato all'inserimento di Palizzi, questo è un altro segno importante, perché gradualmente, progressivamente, finalmente nell'area grecanica torna la partecipazione, torna il dibattito, anche acceso qualche volta, però quello che è importante è che siano i cittadini a fare proposte, a partecipare attivamente e direttamente alla vita dei nostri centri. Quindi per quello che ci riguarda, ovviamente mi pare pleonastico, mi pare scontato, noi siamo qui a fare la nostra parte, abbiamo dato già al sindaco la nostra completa disponibilità per mobilitare le risorse già esistenti. Penso per un istante ai 2,5 milioni per l'intervento lungo la fascia costiera fino all'area sotto la stazione di Bova, da Spropoli in poi, ma anche per far sì che vengano in questo centro altri interventi, perché voi tutti conoscete quanto me, meglio di me, le enormi potenzialità, cioè l'esigenza di fare rete con i comuni vicini, da San Lorenzo, dove purtroppo non si è potuto votare, a Condocuri, ma anche con Palizzi e perché no fino a Brancaleone. Quindi vi sono opportunità importanti e c'è l'esigenza di fare realizzare una grande rete per far sì che il turismo, le attività economiche, le attività commerciali, che in questi anni certamente hanno attraversato anche soprattutto per motivi di carattere generale una fase difficilissima,
in qualche modo anche col vostro concorso, col vostro lavoro, stasera avete approvato una norma regolamentare non facile, devo dire, perché le intenzioni sono sicuramente ottime e credo che l'intervento andrà nella direzione giusta. Io ho fatto tra gli altri 8 anni l'assessore all'attività produttiva Reggio, quindi capisco bene cosa significa autorizzare spazi di marciapiedi o creare zone di traffico limitato, utilizzo di strade, che in qualche caso sono utili, importanti, perché l'estate ormai è vicina, il turismo, la gente vuole divertirsi anche da questo punto di vista. E chiudo veramente, caro sindaco, ecco, credo che a Boa Marina possa e debba tornare quel clima estivo che abbiamo vissuto per tanti anni. Io sono, per la mia parte, sono accanto all'amministrazione, al consiglio comunale del Puntiero, perché ecco, assieme possiamo qua ritrovare non solo quel clima, ma si possono creare le condizioni per uno sviluppo economico come negli auspici di tutto. Quindi vi faccio e vi rinnovo anzi gli auguri di buon lavoro, un bocca al lupo a tutti, c'è tanto bisogno, e soprattutto un augurio a tutti i cittadini di Boa. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Candelore Imbrezzano per il suo saluto. Salutiamo anche, ringraziamo la stampa qui presente, Tele Boa Marina, saltolavecchia.com e Elsa Cavallaro, che tutti conosciamo, corrispondente del quotidiano, e c'è anche Giuseppe Ciglione, che è anche lui corrispondente, membro del Travisto, corrispondente del quotidiano anche per la voce del sud. Mi auguro che siate presenti non solo al primo consiglio comunale, perché questa è la moda, che siate sempre presenti, anzi che ci siano sempre più cittadini che partecipano al consiglio comunale. Quindi buona serata e buon lavoro a tutti. Grazie.